io sono Luigi De Simone, sono il proprietario attraverso la società Il Marrugio di questa azienda dove avete colto un'innovazione in agricoltura possibile. Se ne parla tanto, ma poco si realizza in pratica. Qui abbiamo messo in pratica un sistema di raccolta automatica delle potature. Dopo che sono stati tolti, la parte più grossa viene utilizzata per il caminetto e che è rimasta ai bordi delle piante. Mentre la parte frascame, che generalmente non ha un grande valore per il caminetto, viene raccolta dalla macchina che avete visto, triturata e diventa combustibile per l'utilizzo in caldaie dedicate con legno cippato. Questa tecnica è molto interessante perché ha diversi risvolti. Uno, permette il recupero di una sorgente rinnovabile. In secondo luogo è sicuramente risolutiva di un problema che oggi è affrontato in maniera non razionale da parte dei vari contadini, in particolare in relazione al fatto che o si brucia facendo i grossi falò, che naturalmente inquinano, in molti casi lo si fa in maniera abusiva perché in alcune zone ne è fatto divieto di bruciare, fare falò con le potature, e in altri casi invece viene fatta una triturazione delle biomasse e lasciata quindi il triturato sul terreno. Il prodotto lignocellulosico ha una capacità di diventare humus, ci mette molti anni e l'accumulo continuo di questo crea anche dei problemi al terreno, anche di acidità ed altri problemi di pezzi più o meno grossi che diventano anche problematici per le lavorazioni successive. Ho inteso quindi utilizzare questa macchina anche in relazione al fatto che questa è un'azienda che il Marrugio ha comprato nel 2014 e gli alberi di ulivo che vedete che sono più che secolari erano stati un po' abbandonati a se stessi e quindi si è ripristinato un corretto verso con la potatura a quello che è la crescita della pianta e soprattutto la produzione degli ulivi. La maggior parte di queste piante, credo oltre il 70%, se non l'80%, sono varietà canina. La varietà canina è molto presente in zona ed è speciale per la produzione di olio di grande qualità, che fra l'altro ha un'elevata concentrazione di polifenoli che sono antiossidanti e quindi aiutano a preservare la nostra salute. Quest'anno è stato necessario fare questo intervento di potatura molto consistente e quindi questo ha prodotto sia frascami e sia i ciocchetti di legno che utilizziamo poi durante per la pizza piuttosto che per il camino nelle varie attività di ricezione, di ristorazione che abbiamo sia a Viterbo sia a Montefiascone. Ha creato in termini di quantitativo di biomassa da recuperare, qualcosa come 500 quintali di roba. 500 quintali, se uno fa riferimento a quanto vale il potere calorifico, considerate che un chilo di biomassa in termini di potere calorifico, anzi 2,5 kg di biomassa in termini di potere calorifico equivalgono sostanzialmente a 1 kg di gasolio, quindi significa risparmiare sul combustibile, che fra l'altro è anche un combustibile di importazione che quindi insiste con diverse valenze negative sull'economia, sulla nostra economia. Quest'anno abbiamo provato sostanzialmente con gli ulivi, perché avevamo questa necessità. Considerate che l'azienda del Marrugio ha nelle varie
nei vari terreni ha qualcosa come 13.000 piante di ulivo, per cui è una problematica che a turnazione ci troviamo quando da una parte ma dall'altra, ma ogni anno abbiamo un problema di interventi radicali dal punto di vista della potatura. E poi questa macchina l'abbiamo verificata anche per vedere se e come può essere poi utilizzata domani, come vedete qui dall'altra parte, per raccogliere i tralci delle viti. Qui vedete una vigna di 4 ettari, l'azienda produce già del vino, sta implementando la produzione e qui vedete sostanzialmente in questi 4 ettari piantati una serie di vitigni internazionali, GT, che vanno dallo Syrah, che è questo proprio qui a ridosso di noi, a seguire c'è il Cabernet Franc. Ancora continuando c'è il Vermentino e poi l'incrocio Manzoni. L'incrocio Manzoni che poi è un nostro cavallo di battaglia come bianco perché lo abbiniamo con il Trebbiano e ne facciamo un vino oggi molto apprezzato e molto raro da trovare nella zona, nel Lazio e in particolare nel Viterbese. Anche questi fra 3-4 anni ogni anno hanno necessità di essere potati e sono quantitativi consistenti e quindi pensiamo di utilizzare la stessa macchina per raccogliere i tralci invece di lasciarli in vigna, anche in questo caso il terreno, l'eventuale cippatura è lasciata sul terreno, creerebbe dà delle controindicazioni all'uso del terreno. E quindi anche in questo recupereremo questi tralci per produrre combustibili per utenze artigianali, utenze agricole, utenze anche domestiche. Per darvi un'idea, uno dei nostri agriturismi, quello di Montefiascone, che non ha un sistema sostenibile come al Marrugio, dove abbiamo energia, solare termico, fotovoltaico, geotermia, efficienza energetica, in questo caso noi utilizziamo GPL e per una struttura come quella dell'antico borgo La Commenda, il fatto di utilizzare GPL diventa anche un problema di competitività, nel senso che il GPL costa tanto, ce n'è bisogno tanto, addirittura ci sono dei periodi dell'anno che per non tenere accesi i riscaldamenti conviene chiudere perché si spende di meno rispetto a tenerlo aperto con qualcuno che paga magari una, due, tre, quattro stanze. E quindi voltoleremo sicuramente le nostre utenze laddove non abbiamo fonti rinnovabili, fonti sostenibili, con la biomassa, quindi con una caldaia ad hoc che utilizza la legna triturata così come l'avete vista, quindi con la normale granulometria che ne deriva. Ovviamente bisogna scegliere delle caldaie che si prestano a questo tipo di pezzatura. E questo pensiamo di poter arrivare sostanzialmente a un costo di esercizio circa un quarto rispetto all'equivalente servizio fornito con GPL. E questo rientra quindi in una serie di logiche che vanno dalla sostenibilità, dal recupero di risorse, dal risparmio economico e quindi a poter competere meglio e dando anche un servizio migliore ai nostri clienti che ci visitano ogni anno, che sono dell'ordine di diverse migliaia di persone che ogni anno o alla ristorazione o alla ricezione noi riceviamo. In particolare sulla struttura di Montefiascone, considerate che di circa 1.500-2.000 visite all'anno che abbiamo per la ricezione, l'80% è fatta da stranieri, quindi è un aspetto sicuramente molto importante per il territorio, questo degli stranieri che arrivano, fra l'altro soggiornano anche in maniera
consistente, a differenza degli italiani, stanno anche una settimana, 15 giorni, che quindi ci crea anche una situazione di gestione molto più regolare, più tranquilla, piuttosto che del mordi e fuggi della gente che arriva la sera del sabato, come spesso succede con i romani, e vanno via la mattina della domenica. Questo normalmente è quando succede all'altro agriturismo, quello del Marruggio, che abbiamo in comune di Viterbo. Un invito a chiunque ha potature, a chiunque ha necessità di liberare i campi da prodotti lignocellulosi, io credo che questa sia la soluzione migliore. Si evita di incorrere in sanzioni, si evita di rovinare o di peggiorare la qualità del terreno e quindi peggiorare la qualità dei prodotti e quindi invito a utilizzare queste tecniche per gestire il post potatura, perché anche in questo il contadino naturalmente sulla potatura si rende conto che non può farne a meno di potarle. Per quanto riguarda la potatura è un rifiuto, è qualcosa da distruggere e le logiche che vengono utilizzate sono sbagliate, non considerando che forse può essere anche un'occasione di recupero, oltre di fare attività che sono compatibili a livello ambientale. Quindi questo è un po' la logica mi ha spinto. Considerate che per me questi sono argomenti molto familiari, che io sono un produttore di energia da fonti rinnovabili. La mia tesi di laurea alcuni decenni fa ha riguardato la gassificazione delle biomasse. Devo dire che il fatto di poterli realizzare anche in un terreno di mia proprietà piuttosto che in altri terreni ad altezza dà una soddisfazione particolare, ancora maggiore rispetto a quando lo faccio tuttora per gli altri, dove recuperiamo il vento, dove c'è da recuperare, dove ci sono le zone adatte, recuperiamo dei salti idroelettrici, quindi su dei fiumi che hanno una certa pendenza, una certa portata. Lo utilizziamo e recuperiamo da biomasse generalmente di scarto. Anzi, oggi le biomasse di scarto sono le uniche che riescono ad avere un incentivo adeguato per poter fare queste iniziative e le potature rientrano pienamente tra le biomasse di scarto, quindi possono essere anche oggetto di sostegno da parte delle normative italiane che regolano questa materia.
Giù in fondo si vede questo quadro, perché è un quadro, con questi ulivi riportati nella giusta dimensione, con la potatura, una potatura adeguata, e ne fa questa vista ne dà un quadro credo unico. E che poi è un quadro che ha fatto la natura, non è un quadro che facciamo noi. Noi lo dobbiamo preservare, e questo è il modo per preservarlo. Quindi una potatura fatta bene, una gestione, queste sono tutte attività biologiche, quindi anche su quello che possono essere l'utilizzo di fertilizzanti organici di natura biologica. Non utilizziamo alcun tipo di pesticidi, perché ovviamente il biologico non lo consente. Quindi in questo c'è un aver fatto 100 in termini di valorizzazione di quello che la natura ci può dare. Quindi ne avete un esempio.